Cari amici, sono Pai. A settembre a Shanghai si tiene la 22esima China International Industry Fair, la prima fiera internazionale cinese nel settore industriale. In merito alla partecipazione italiana, ultimamente è stato firmato un accordo tra la Camera di Commercio Italiana in Cina e la parte organizzatrice di questa fiera sulla realizzazione di un intero padiglione italiano, a dimostrazione di una grande dimensione di partecipazione delle imprese italiane a questa fiera. In merito, per sapere dei dettagli, entriamo in contatto con Riccardo Campanile, consigliere della Camera di Commercio Italiana in Cina. Lunedì 8 giugno si è finalizzato l'importante accordo tra la Camera di Commercio Sino-Italiana a Shanghai e l'ente organizzatore della CIIF, China International Industry Fair. L'accordo è il frutto di anni di lavoro del gruppo di lavoro della meccanica, in particolare del coordinatore che appunto si è adoperato per dare il giusto risalto a questo comparto. Gruppo che all'interno della Camera di Commercio raccoglie alcuni players attivi nel settore dell'ingegneria e del machine learning. Importante perché le aziende italiane potranno finalmente accedere a tariffe molto agevolate alla partecipazione a questa fiera, che nel settore specifico è sicuramente la più importante in Cina. Già molti sono i partecipanti in forma diretta, ovvero grandi aziende che hanno prenotato i loro stand, ma effettivamente in questo modo riusciamo a fare sistema e dare la possibilità all'interno di questa importante fiera di avere un'area anche per chi effettivamente magari non ha la possibilità di intervenire direttamente, quindi non più solo le grandi aziende ma anche le medie e le piccole. La Cina sta investendo moltissimo in innovazione, ma l'industria locale non è ancora in grado di fornire quei prodotti che solo anni di esperienza, di errori, di miglioramenti hanno consentito all'Italia di eccellere nel settore, dal macchinario tessile alle macchine speciali, alle macchine utensili, fino banalmente a le vetture. Importante quindi esserci, perché solo attraverso eventi del genere chi dispone di limitate risorse o anche chi è non sufficientemente confidente sulle opportunità offerte dal mercato cinese può presenziare, farsi un'idea del mercato, delle aspettative e delle esigenze di questo mercato. Sarà anche possibile interloquire con chi sul mercato c'è già da anni e quindi, se vogliamo, sarà un'opportunità per arricchire il proprio bagaglio culturale. C'è solo da augurarsi che le associazioni di categoria italiane non siano sorde a questo richiamo. È una grande opportunità, sarebbe davvero un peccato perdere in un momento in cui l'export, se è sempre stato una priorità per l'Italia, in questo momento lo è sicuramente ancora di più.